Quest'anno si celebra il 500° anniversario della posa della prima pietra, quindi è un evento, diciamo così, da un punto di vista storico straordinario. E poiché non abbiamo potuto celebrare degnamente la fondazione della cattedrale, abbiamo pensato di lanciare almeno un segno che potesse essere un segno di speranza, cioè di dire i tanti che desiderano e che chiedono che la cattedrale sia riaperta avranno l'occasione di potervi entrare per due occasioni: il concerto di questa sera è del 26 e poi il giorno successivo, il 27, la celebrazione della messa alle ore 12. Vuole essere anche un richiamo molto forte che viene dato per dire che dopo 3 anni e mezzo è giunto il momento di dare delle risposte concrete alla voce dei tanti, cominciando dalla Chiesa, che chiede che questo luogo torni ad essere quello che era, cioè una delle anime della città. L'altra grande anima, come ho sempre detto, è l'ospedale civile. L'ospedale civile, grazie a Dio, è pienamente funzionante, ecco, manca il secondo polmone che è la cattedrale. Quindi questo concerto e la messa ha proprio lo scopo di richiamare l'attenzione di chi ha la responsabilità a dare delle risposte concrete e certe. E vorrei anche dire che, l'ho imparato questa mattina, me l'hanno comunicato questa mattina, sarà presente al concerto anche un rappresentante del Papa, perché viene da Roma e il Papa ha voluto con questo dare un segno anche lui di vicinanza e di solidarietà alla città e alla diocesi. L'iniziativa nata dalla diocesi di Carpi e che ci ha proposto Sua Eccellenza, noi l'abbiamo subito accolta. L'abbiamo accolta, come dicevo, per essere banca del territorio e quindi dare una fattiva collaborazione dal punto di vista economico per la realizzazione dell'evento, ma soprattutto perché condividiamo lo spirito, cioè quindi di riaccendere un faro importante sul monumento più importante della città, luogo d'incontro sia di chi ha fede ma anche di chi non ha fede, perché riteniamo che sia il punto centrale della città. Quindi deve esserci un'attenzione altissima perché i lavori possano riprendere e che venga ridata alla possibilità di tutti i fedeli dell'usufruizione di questo importante monumento della nostra città. Per degli artisti partecipare a un momento di rinascita, alla parziale chiusura di una ferita che si è aperta in questa città con il terremoto, è motivo di orgoglio, per noi è un privilegio. Noi porteremo tutta la nostra preparazione, la nostra arte per rendere solenne ed emozionante un momento che lo è di per sé stesso, grazie al fatto che i carpigiani rientreranno in cattedrale quella sera per la prima volta dopo 3 anni e mezzo ormai. È un modo per accelerare, per richiamare l'attenzione, un modo per far sì che a Natale del 2016 si ritorni a suonare e a celebrare messa in cattedrale nella sua completezza e nel suo splendore. Noi vogliamo accelerare il tutto e lo facciamo con i nostri strumenti.